L'undicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta giovedì 25 novembre in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria e economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Andiamo a premiare l'eccellenza dell'anno Rising Star Servizi di Finanza Straordinaria. Il premio va a Investimenti e Finanza Merchant. Complimenti! Andiamo a spiegare il perché di questo premio. Per essere una giovane eccellenza in forte crescita, specializzata nella gestione e nella consulenza di operazioni di finanza ordinaria e straordinaria, per la capacità di creare soluzioni di riorganizzazione aziendale e dei piani strategici mirati e vincenti, avvalendosi di un team altamente qualificato e affidabile. Complimenti. Eccellenza dell'anno Rising Star Servizi di Finanza Straordinaria. Siamo in compagnia di Giuseppe Ursi, direttore generale di Investimenti e Finanza Merchant. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Grazie a lei per essere qui. Investimenti e Finanza Merchant ha ottenuto il riconoscimento come eccellenza dell'anno Rising Star Servizi di Finanza Straordinaria. Come commenta questo riconoscimento? Beh, ovviamente per noi è motivo di grande soddisfazione. Siamo onorati, ci rende pieni di orgoglio e ci consente ancora di più, con grande impegno, di crescere e di migliorare le nostre performance, i nostri obiettivi. Ecco, questa nuova realtà nasce per creare un valore aggiunto e specializzazione al proprio business, ampliando quindi la gamma di servizi e il target di riferimento. Ci può illustrare più nello specifico la nuova attività e a chi si rivolge? Ma sì, Investimenti e Finanza è prima di ogni cosa un advisor finanziario, ma con questa nuova società ha inteso realizzare un nuovo modello di business, creare una merchant, quindi un'attività a supporto delle aziende, dei nostri clienti, finalizzate al conseguimento di obiettivi strategici con un focus particolare al capitale di rischio, non soltanto al capitale di debito. Noi cerchiamo di essere o di rappresentare un punto di equilibrio tra sistema imprenditoriale, finanziario e bancario, che spesso, pur avendo sempre gli stessi obiettivi, non riescono a dialogare nel migliore dei modi. Noi cerchiamo di farli dialogare con rispetto, reciprocità, cercando di conseguire gli obiettivi di entrambi. Quindi siamo in una posizione mediana sostanzialmente e pensiamo che a volte la leva finanziaria è spesso troppo alta e insostenibile, per cui il mix tra capitale di rischio e capitale di debito può aiutare notevolmente le aziende a resistere sul mercato, ad adeguarsi ai cambiamenti e quindi a far fronte anche a periodi di crisi che possono esserci sempre. Certo, in poco tempo avete già reso operativi diversi uffici nel centro e sud Italia. Le chiedo qual è la chiave del vostro successo e quali sono i progetti per il futuro, il 2022 che ha le porte. Ma sì, noi nei prossimi 3 anni pensiamo di coprire l'intero territorio nazionale. Nei prossimi 6 mesi o comunque nel corso del 2021 abbiamo in programma di aprire nuovi uffici in Piemonte, nelle Marche e in Campania. Siamo già presenti ovviamente in Lombardia, in Puglia, nel Lazio, in Abruzzo, nel Molise, con circa 7 uffici. Per i prossimi 3 anni invece pensiamo di coprire tutte le regioni italiane. Ma la nostra chiave di successo, se così si può dire, è l'impegno costante, continuo, cercare di migliorarci continuamente con impegno.
non abbiamo chiavi di successo particolare, cerchiamo di offrire un servizio di assistenza e competenza, ma di continuo miglioramento. Bene, di nuovo complimenti e grazie per essere qui. Grazie a voi, buonasera.